Bentrovati agli amici dell'Opinione di Viterbo TV, apertura del 7 dicembre dedicata alla guerra ormai aperta tra l'Istituto Magistrale Santa Rosa e il Liceo Classico Mariano Buratti, vexata questio il liceo musicale che la provincia di Viterbo ha deciso di attribuire al Mariano Buratti e non all'Istituto Santa Rosa. Questo ha scatenato una vera e propria guerra. Prima l'Istituto Santa Rosa è sceso in campo con manifestazioni di piazza e comunicati. Oggi invece tocca al Liceo Classico Mariano Buratti, che per bocca della sua dirigente scolastica Paola Moscucci ha inviato a tutta la stampa un comunicato che definirlo al vetriolo è poco, parla di pressioni, parla di intimidazioni e mette in evidenza anche il perché il Liceo Classico è stato scelto e non l'Istituto Magistrale Santa Rosa. Un liceo classico che nel novembre scorso ha siglato con un conservatorio pubblico, cioè il Conservatorio Musicale dell'Aquila, una vera e propria convenzione, cosa che giustificherebbe, assieme a tutta un'altra serie di fattori evidenziati sempre dalla preside, che sarà possibile leggere sull'articolo, evidenzierebbero il perché di questa scelta da parte dell'amministrazione provinciale. Ma il dato di fatto è che non era mai accaduto, probabilmente, nella storia scolastica della provincia di Viterbo, che si verificasse, che si registrasse uno scontro così aspro tra due istituti e dei toni così forti evidenziati da una preside, come quella appunto del liceo classico. Per quanto riguarda le altre notizie di politica, attenzione particolare verrà dedicata al congresso del Partito Democratico, che ha visto l'elezione a segretario provinciale di Andrea Egidi, un segretario di tutti 44% escluso, cioè quello di Enrico Panunzi, che ha rifiutato ogni tipo di mediazione al punto tale che dal congresso di ieri è uscito fuori il segretario, è uscito fuori il vice segretario, che sarà appunto, che è Alessandro Di Nelli, ma non il presidente del Partito Democratico, una scelta che è stata rimandata probabilmente a tempi migliori. Sempre sulla pagina politica, una piccola notizia che riguarda sempre il Liceo Classico Mariano Buratti e che si riferisce alla prima storica occupazione. Siamo infatti in clima, diciamo, di occupazione di movimenti studenteschi, e questa notizia, ripeto, riguarda la prima storica occupazione avvenuta il 3 dicembre del 1993, esattamente 17 anni fa. Siamo riusciti a ritrovare tutta una serie di documenti prodotti dagli studenti di allora e ai quali abbiamo dedicato un piccolo spazio sulla nostra pagina, caricando questi documenti sul profilo Facebook del Nuovo Viterbo Oggi. Documenti che possono essere consultati da tutti e che riportano, diciamo, in luce un clima di quasi 20 anni fa, con tutta una serie di nomi di persone che hanno partecipato a quell'esperienza e che oggi, insomma, rivestono incarichi e ruoli particolari e che da quell'esperienza probabilmente hanno tratto un insegnamento molto importante. Passo ora la parola al collega Roberto Pomi, che ci parlerà della cronaca. Abbiamo due notizie interessanti tra la cronaca giudiziaria che vi vogliamo segnalare: un ritorno in tribunale di Catello Miotto, l'ex ballerino di Amici, diventato famoso grazie alla terza edizione della nota trasmissione condotta da Maria De Filippi. E Catello Miotto torna in tribunale con l'accusa di rissa, coinvolto con lui in questo processo anche un cittadino extracomunitario. I fatti risalgono alla notte di Natale del 2008, quando Miotto e questo cittadino perdono le mani, si scatena una rissa al di fuori del noto locale Reverz, rissa che finisce anche con un danneggiamento di una vettura parcheggiata immediatamente fuori al disco pub. E nella mattinata sono stati ascoltati diversi testi presenti ai fatti, e per Catello Miotto è un ritorno in tribunale dopo la pesante accusa di violenza sessuale che gli è caduta addosso dopo una notte brava avvenuta lo scorso febbraio. Miotto si è sempre difeso sostenendo che la donna fosse consenziente. E una perizia della procura sembra dare ragione all'ex ballerino. Sta di fatto che le notti viterbesi del personaggio non sono state certo tranquille, anche se adesso Miotto, come ha detto a
in una nostra recente intervista fatta da corrispondente Pietro Bevilacqua, ha raccontato di aver messo la testa a posto, di essersi trovato un'occupazione come postino nella città di Fano e essersi ricongiunto con la propria compagna e il figlio da lei avuto. Altra notizia di giudiziaria interessante, curiosa, riguarda un noto medico viterbese trascinato in tribunale dall'ex moglie, con l'accusa di ingiuria. L'uomo, stando alla denuncia della donna che ha deposto in aula, sarebbe un razzista e l'avrebbe più volte appellata con i termini del tipo sporca negra, cose del genere. La difesa, ha messo però in evidenza che, simili accuse e soprattutto accuse di razzismo nei confronti dell'uomo sono da ritenersi poco credibili, in quanto il noto professionista ha deciso di intraprendere la carriera di medico proprio per dedicarsi alle cure dei popoli africani. Più volte è stato in Africa, nei villaggi piagati dalla miseria, dalla povertà e dalla denutrizione. In questa sua esperienza ha anche adottato a distanza 37 ragazzini del Madagascar e inoltre ha sempre avuto relazioni, nella maggior parte delle sue relazioni sono state relazioni con delle donne di colore e addirittura ha sposato appunto una donna di colore. Quindi la difesa ha cercato di far cadere l'accusa dimostrando la scarsa credibilità. Il processo è stato rinviato, vedremo come andrà a finire. Per la giudiziaria è tutto, passo la parola al collega Luca Appia. Grazie Roberto, per continuare la pagina di cronaca parleremo dello strano incidente accaduto questo fine settimana a Bercolle, quando un uomo si è presentato alla reception lamentando l'inserimento di una bottiglia nel retto. L'imbarazzo palese sia per l'uomo sia per i medici che hanno dovuto prestargli le cure. L'uomo infatti non si capisce se per un gioco erotico finito male o per un incidente come ha dichiarato, si è ritrovato con questa bottiglia nel di dietro. Nel tentativo di toglierla con arnesi rudimentali ha addirittura rotto la bottiglia, quindi provocato ancora più danni. Ci sono avute poi 4 ore di intervento chirurgico per togliere tutti i pezzi di vetro dal retto dell'uomo che, ancora imbarazzato, non ha voluto rilasciare le sue vie di generalità, ma quelle di un amico. Parleremo anche delle tante azioni dei carabinieri perpetrate in questa giornata, azioni che vanno da Viterbo, Orte, a Vignale, a Soriano, per un totale di 2 arresti e svariate denunce, in cui sono stati presi vari malviventi, dal piccolo ladro al ricettatore al grosso ladro di rame nella zona di Orte. Per oggi è tutto, un saluto.